Ci sono debutti che valgono più di altri, esordi più importanti che contano, come in questo caso moltissimo. Italia-Polonia è proprio una di queste partite perché è il debutto azzurro in casa agli EHF Championship della categoria Under 17 femminile. Pala bella Italia di Lignano Sabbiadoro da Matteo Aldamonte. Amiche e amici della Palamano, una buona serata e ben collegati su Palamano TV. Prima giornata di gare qui a Lignano Sabbiadoro in Friuli Venezia Giulia per questo grande appuntamento che coinvolge tutta la pallamano italiana, ma che vede in particolar modo coinvolta la nazionale Under 17. 10 squadre qui a Lignano Sabbiadoro per questo grande evento internazionale, 10 squadre pronte a sfidarsi per la promozione nella prima divisione del 2021 nelle categorie Under 17 e Under 19, tutta al femminile. Passa soltanto una squadra e le pretendenti, come in questo caso, come detto, sono 10. Si gioca parallelamente in Georgia, ma naturalmente i nostri occhi sono tutti puntati sul campo che vediamo qui coinvolto, quello della Palabella Italia di Lignano Sabbiadoro, dove l'Italia scenderà in campo per affrontare una delle favorite per il successo finale, ovvero la Polonia. È in fase di presentazione l'elenco delle due formazioni, noi lo faremo con l'aiuto della grafica in precedenza dopo gli inni nazionali. Intanto possiamo anche dare un'occhiata e fare soprattutto il riepilogo di quelli che sono stati i risultati di oggi, giocate tre gare. Intanto vediamo, anzi, in grafica proprio le formazioni, iniziando dalla Polonia con Hipka, Kozol, Kopaska, Bankowska, Juresnik, Lebocka, Suliga, Sierewska, Tarsulitz, Pastuca, Domagowska, Niewiadomska, Barska, Liemek, Grobelna e Sukowska. Questa è la formazione polacca. Diamo anche a questo punto un'occhiata alla formazione italiana, allenata da Liliana Ivace, affiancata da Elena Barani e Adele De Santis, Sara Di Giugno, Giulia Conte, Federica Ingrassia, Luisella Podda, Valentina Davoli, Lisa Ponti, Sidney Lupisella, Ovrame Egiaruva, Giulia Gozzi, Giulia Fabbo, Martina Sizia, Martina De Santis, Sara Chiara Campestrini, Ramona Manojlovic, Sara Andreani e Gaia Vinci. Questo le ragazze azzurre capitanate da Ramona Manojlovic e guidate in panchina da Liliana Ivaci per questo debutto azzurro. Direzione arbitrale affidata alla coppia di nazionalità russa formata dai signori Ershov e Pavliukov. Al tavolo il delegato della Federazione Europea Ilona, di nazionalità ungherese, e Konechny è il delegato, il secondo delegato di nazionalità ceca. Dicevo dei risultati che hanno caratterizzato questa prima giornata, in particolar modo la vittoria netta, chiara della Repubblica Ceca che ha battuto 39-18 il Kosovo. Vince anche l'Islanda faticando maggiormente in una partita piuttosto equilibrata contro Israele, 24-19. Questi sono i risultati che però interessano in maniera meno diretta l'Italia perché riguardano il girone A. Le azzurre invece sono all'interno del girone B, dove la Bielorussia ha passeggiato contro l'Azerbaigian 36-22 nel match che ha preceduto questa sfida tra Italia e Polonia. Si gioca fino al prossimo 11 agosto, con due giornate di riposo, due rest day imposti dal calendario della Federazione Europea, ovvero il 6 e il 9 di agosto. In particolar modo il 9 di agosto è il giorno che precederà poi il final weekend, quello che ci accompagnerà fino alle semifinali e alla finalissima, alla giornata conclusiva del prossimo 11 agosto qui a Lignano Sabbiadoro. Come ricordato dal presidente federale Pasquale Loria nel corso della cerimonia di inaugurazione, un attimo prima che Polonia e Italia scendessero in campo per il warm up, per il riscaldamento, si tratta del primo di una serie di grandi eventi che la Federazione Italiana Gioco Handball organizzerà e ospiterà sul proprio territorio lungo tutta la sua penisola, perché siamo a Lignano Sabbiadoro in questa occasione. Ma a ottobre, a fine ottobre, andremo a Catania per la Champions Cup di Beach Handball e poi ancora Beach Handball con i campionati mondiali maschili e femminili, 32 squadre sulle spiagge di Pescara nel prossimo mese di luglio, in concomitanza con un altro grande evento, i campionati europei. Ora gli inni nazionali, quello polacco.
Questo era l'inno della Polonia, adesso tutti uniti per l'inno d'Italia alla Pala Bella Italia di Lignano Sabbiadoro. Carica delle azzurrine allenate da Liliana Ivasi per il momento sempre magico dell'inno nazionale Italia-Polonia e l'esordio delle azzurre in casa per questi campionati europei di seconda divisione EHF Championship, la denominazione scelta dalla Federazione Europea per questa manifestazione. Come detto, altre 10 squadre si stanno sfidando in Georgia per il medesimo obiettivo, solo chi vince si qualifica alla prima fase e alla prima divisione in particolar modo del 2021. Doppia promozione, quella che l'Italia peraltro ha ottenuto l'estate scorsa a Tbilisi in Georgia con la categoria Under 18 maschile, qualificandosi ai campionati europei tanto Under 18 quanto Under 20 di prima divisione, che si svolgeranno prima ad agosto, quelli Under 18 che si giocheranno in Slovenia, ma ancora più importante, lo ricordavamo appena prima degli inni nazionali, quello Under 20 che si giocherà tra Bressanone, dunque in casa, e l'altra sede, quella austriaca di Innsbruck, per una coorganizzazione tra queste due nazioni. E insomma, tanti grandi eventi tra questa e la prossima estate sul territorio italiano, tra l'indoor e il beach handball c'è sicuramente tanta pallamano, oltre naturalmente ai soliti appuntamenti sempre importanti ma ai quali siamo maggiormente abituati, ovvero le gare interne delle nazionali azzurre. Proprio qui a Lignano Sabbiadoro a fine settembre scenderà in campo l'Italia femminile che sfiderà l'Ungheria per il suo debutto casalingo nelle qualificazioni ai campionati europei del 2020. Ma adesso è il momento di pensare alle primule, così sono state soprannominate le azzurre. La primula è nel logo di questi campionati europei di seconda divisione, perché la primula è il primo fiore che sboccia a primavera. Beh, l'Under 17 è la categoria di ingresso nella pallamano internazionale e dunque questi sono i talenti, italiani e non, pronti a sbocciare qui a Lignano Sabbiadoro. Diamo un'occhiata anche allo starting seven voluto dal tecnico Liliana Ivasi, con Sizia tra i pali c'è Gozzi, poi Manojlovic, De Santis, Fabbo, Podda e Egnarrua. Questo è lo starting seven dell'Italia, che attacca in maglia azzurra da sinistra a destra dei vostri schermi. Si difende in tenuta interamente rossa la Polonia, primo possesso della partita per l'Italia, che fa girare il pallone con Manojlovic, si va a destra da Fabbo, è un giro di palla organizzato, strutturato, quello dell'Italia, con Egyarrua che viene posizionata lì dove attacca il capitano dell'Italia Manojlovic. Il possesso di Egyarrua, la palla scaricata su Fabbo che ha un impatto poco felice con la palla e riesce comunque a far girare il pallone. Poi la conclusione, un missile di Giulia Fabbo, pallone che scheggia il palo ed entra in porta, 1-0, 32 secondi che se ne sono andati sul cronometro della partita. L'Italia sblocca il punteggio con il terzino
destra di mano, schierata però sul lato destro dell'attacco italiano, là dove solitamente agiscono i Mancini. Gran gol, però non ha lasciato intendere di essere in difficoltà Fabbo. Italia che ha effettuato un lungo percorso di preparazione per arrivare a questa gara e a questi campionati europei di seconda divisione. Ora bisogna difendersi da questo attacco della Polonia, che termina subito sotto passivo il tentativo, la parata di Sizia, poi però sulla ribattuta riesce a segnare la Polonia con il gol di Niewandowska, giocatrice classe 2002, e palla persa dall'Italia, mentre abbiamo rivisto con il nostro Francesco Egido in regia l'azione precedente. Attacca ancora la Polonia, che vuole provare subito a girare l'andamento della partita. Due minuti per Giulia Fabbo, ravvisati dalla coppia arbitrale. Dopo un ottimo inizio l'Italia, questa volta abbiamo prima subito il ritorno della Polonia, poi perso palla, e adesso ci troviamo subito a difenderci in inferiorità numerica. Attacco polacco con Niewiadomska, che riceve il pallone. La conclusione della distanza, riesce a parare Sizia sul tiro di Domagalska, che ha provato a sorprendere l'estremo difensore azzurro. Dunque possiamo ripartire dall'altra parte. Siamo però con una giocatrice in meno, dunque preferiamo rallentare. C'è il cambio con l'ingresso in campo di Andreani, dunque attacchiamo con l'extra player. E Garrua, che adesso attacca in posizione di terzino destro, Andreani invece sulla linea dei 6 metri come pivot. Italia che dunque pareggia numericamente la Polonia in termini di presenza, appunto in attacco. Porta sguarnita per l'Italia, la conclusione vincente di Ramona Manojlovic dalla distanza, la rete del 2-1. Torniamo a segnare nonostante la giocatrice in meno. Polonia che attacca in velocità, mentre stiamo rivedendo intanto il gran bel gol da parte di Manojlovic per il 2-1. Partita importantissima quella di stasera, perché la Polonia, come sottolineavamo in corso di telecronaca in apertura, è una delle formazioni favorite alla vittoria finale, probabilmente assieme alla Repubblica Ceca, le due principali indiziate per arrivare fino in fondo. Ma l'Italia gioca in casa e ha come obiettivo quello di accedere alle semifinali, dove vanno le prime due di questi gironi, con il preliminary round che si disputerà fino al prossimo 8 agosto. Attacca la Polonia con questa conclusione, riesce a parare Sizia sul tiro di Niewandowska. È una parata fondamentale, perché arriva soprattutto su una fase di inferiorità numerica dell'Italia. Rientra Podda in posizione di ala destra, c'è sempre Andreani sulla linea, sempre porta sguarnita per l'Italia. 2-1 il punteggio. E Garrua, De Santis, Manojlovic, poi ancora il pallone per Garrua. Manojlovic deve risalire, Garrua l'incrocio tra le due, poi la palla per De Santis che va a contatto con la difesa. Ancora Manojlovic a sinistra, Garrua prova la conclusione debole, però parata agevolmente dall'estremo difensore della Polonia. Un tiro un po' forzato questo dell'Italia. Ipka, l'estremo difensore polacco, non ha avuto difficoltà a controllare. Dunque sempre 2-1 il punteggio. Attacca la Polonia con il pallone verso sinistra, la penetrazione stavolta vincente di Zwiereska, che va a segnare. Bel gol questo polacco per il pareggio 2-2 quando siamo al quarto minuto di partita. De Santis per l'attacco Italia. C'è Fabbo in posizione di centrale, Podda, poi l'uno contro uno di Fabbo, anzi, che aveva provato ad andare verso l'interno, là dove la difesa polacca però è ben serrata. Brava Garrua invece a girarsi, in questo caso c'è un cartellino giallo all'indirizzo di Zwierzewska. E si ripartirà dai 9 metri. De Santis, la finta per andare verso l'interno. Buono il cambio di direzione di De Santis. Poco generosa questa decisione della coppia arbitrale, perché De Santis era arrivata in prossimità della linea dei 6 metri. Si continua comunque a giocare, rischia di perdere palla l'Italia. De Santis la tiene in vita comunque in qualche modo. Poi ancora Podda, prova a farsi vedere Garrua sulla linea. L'Italia che ha giocato questo attacco in parità numerica. La conclusione adesso da parte di Fabbo.
ancora sotto fallo, vediamo se si alza il braccio del passivo su questo attacco prolungato delle azzurre. Manojlovic va in scavalcamento, lo scarico per Gozzi che però non ha spazio, deve risalire allora in palleggio alla sinistra in forza al conversano, il pallone per De Santis che prova la conclusione. C'è ancora però una parata di Hipka e si allungano i tempi di questo attacco dell'Italia, 2-2, 5-40 sul timer della palla, bella Italia di Lignano Sabbiadoro, sotto passivo l'Italia, Fabbo, la conclusione della distanza, pallone deviato da Hipka oltre la linea laterale, Italia che può continuare ad attaccare, è svanita naturalmente con questo nuovo attacco, la segnalazione di passivo dopo il tiro cercato da Fabbo. Abbiamo tempo per costruire questa nuova azione, non ci pensa due volte Giulia Fabbo e ha ragione lei, un altro missile scagliato all'indirizzo della porta polacca e Hipka non può far altro che raccogliere il pallone in fondo al sacco, 3-2 il risultato, 6-21 giocati. Italia che ha sempre fino ad ora tenuto la testa avanti in un andamento comunque all'insegna dell'equilibrio di questa partita, almeno nella fase d'avvio. Giro di palla della Polonia con questo 1-1, l'improvviso cambio di direzione, un'azione per creare la superiorità numerica, poi arriva la rete polacca con questo gol dalla distanza, poi attenzione al tiro di Fabbo, la conclusione della linea dei 6 metri da parte di Sara Sukoka, la posizione di ala, ma intanto c'è un 2 minuti all'indirizzo di Natalia Pankowska che deve accomodarsi sulla panca dei cattivi e dunque sul 3-3 l'Italia attacca con la superiorità numerica, la prima della sua partita dopo aver superato brillantemente un passaggio in inferiorità numerica. C'è sempre Bevelin Egyarrua sulla linea dei 6 metri come pivot, attacca l'Italia con Manojlovic, poi Gozzi, ancora Manojlovic che risale dalla distanza, la conclusione, pallone che scheggia il palo e termina al lato. Dobbiamo immediatamente rientrare, forse questa volta l'Italia doveva avere più pazienza perché erano maggiori gli spazi dovuti dalla superiorità numerica legata ai 2 minuti con cui la Polonia doveva fare i conti. Anche la Polonia sceglie la carta dell'extra player con Gleboka che viene impiegata sulla linea dei 6 metri, c'è il giro palla polacco con Zwierzewska, poi l'incrocio, ancora Zwierzewska, la finta, poi lo scarico, attenzione a questa conclusione, è davvero un gran braccio Sukoka che va a trasformare, bella rete questa per il primo vantaggio della partita da parte della Polonia, la stiamo rivedendo, davvero un gran gol, difficile per l'estremo difensore di origini sarde Martina Sizia a riuscire ad intervenire in questo caso. Pallone che l'è sfilato accanto al viso, 4-3 Polonia, 8 minuti e 14 secondi che se ne sono andati. Fabbo, ma questo è un gol incredibile da parte di Giulio Fabbo, e il custode del Palabella Italia avrà meno lavoro stasera perché quell'angolo di porta lo ha pulito dalla polvere Giulio Fabbo. Gol davvero pazzesco questo per il 4-4 e terza rete della sua partita per Giulio Fabbo, 3 reti sono arrivate dal suo braccio, 1 da quello del capitano Ramona Manojlovic. Pallone recuperato dall'Italia, Podda che può andarsene in palleggio, alza la testa, trova la porta sguarnita a rete di Luisella Podda, grande intelligenza tattica in questo caso, grande lucidità con le compagne che sono state allo stesso tempo brave ad avvertirla che la porta era vuota. Podda poi ha avuto la freddezza di andare a trasformare, 2-0 di parziale con il cronometro che non è ancora andato in doppia cifra, 5-4 il punteggio. Attacca la Polonia, seguiamo questo giro di palla con Niewandowska, poi è arrivata ben lanciata questa volta Domagalska dai 9 metri con una buona difesa da parte dell'Italia, una difesa frontale. 2 minuti, probabilmente Egyarrua qui ha pagato il fragore con cui l'avversario è caduto a terra più che il fallo vero e proprio perché è stata un'uscita frontale, anche se naturalmente Egyarrua
non può esimersi dal ricevere le indicazioni in panchina prima di Liliana Ivace e poi di Elena Barani. Seguiamo questo nuovo possesso polacco. Il pallone è largo, ma è una palla completamente fuori misura da parte di Niewiadomska, e palla che termina oltre la linea laterale, e dunque possiamo riorganizzarci con estrema calma e soprattutto con un attacco importante da gestire, con una palla importante nelle mani. Subito una novità tattica dopo appena 10 minuti, marcatura a uomo per Giulia Fabbo. Podda con l'inferiorità numerica l'Italia. Le finte di De Santis, c'era Andreani tutta sola, non se ne è avveduta però De Santis, e allora bisogna ripartire. Il palleggio di Podda, le picchia sul pallone l'avversario, possiamo continuare a giocare. Fabbo prova a sfuggire via la marcatura, va dentro Giulio Fabbo, il pallone che colpisce il palo, l'ultimo tocco però è di Aleksandra Ipka, e dunque palla che resta alle azzurre. Lo scarico per Gozzi, buona questa azione dell'Italia, e poi Gozzi confeziona una magia, un coniglio tirato fuori dal cilindro per il 6-4. Rivediamo l'azione con il dialogo perfetto con Romano Manojlovic, poi non può sbagliare Gozzi, che ci mette anche tanta tecnica nel mettere quel pallone sotto la traversa. Morbido, delizioso il suo gesto tecnico, una carezza data al pallone per permettere all'Italia di portarsi in vantaggio 6-4 all'undicesimo minuto. Serie di cambi nelle fila della Polonia, è entrata Pastuzka con il numero 19, buona la lettura però di Gozzi, che è andata a rubare letteralmente una palla che le polacche facevano già loro, e invece no, c'è Gozzi sulla traiettoria, palla nuovamente all'Italia. Che difesa questa, mamma mia. Fabbo, Manojlovic, De Santis, è chiusa la linea di passaggio, c'è sempre la marcatura uomo su Giulia Fabbo, la palla dentro per Andreani, rischia qualcosina Manojlovic, che comunque va a prendersi il fallo e va anche a guadagnarsi un cartellino giallo all'indirizzo della nuova entrata Michelina Pastuzka. Si riparte, il palleggio di Ramona Manojlovic che va in scavalcamento, trova in Gozzi le mani giuste a cui affidare quel pallone, rientra Igarrua perché l'Italia è tornata ad attaccare in parità numerica dopo il passaggio con il 2 minuti sulle spalle del pivot in forza al Cellini Padova. Attenzione a questo attacco nuovamente da parte di De Santis, che però ha subito fallo, si ripartirà nuovamente dai 9 metri. Siamo al 12° minuto di partita. E Igarrua dalla linea tratteggiata dei 9 metri. Fabbo, ancora Igarrua che riesce a girarsi in qualche modo. La conclusione arriva di nuovo a 9 metri perché il pivot dell'Italia non era riuscita ad avvicinarsi quanto basta per ottenere qualcosina in più. Il tiro di Giulia Fabbo, che il braccio non ce l'ha caldo, ce l'ha davvero bollente stasera. Ancora una rete per il 7-4, nuovo massimo vantaggio da parte delle azzurre. Nuovamente abbiamo rivisto la bella rete da parte di Giulia Fabbo quando andiamo verso lo scoccare del 13° minuto. Time out sulla panchina della Polonia, chiamata dal tecnico Adrian Strudzik, che non può che essere scontento di questo inizio polacco. Andiamo con i nostri microfoni sulle panchine delle due formazioni. Liliana Ivaci e le azzurrine guadagnano naturalmente un minuto con cui riorganizzare le idee, riprendere fiato dopo questo inizio più che positivo. 7-4, il timeout lo ha speso la panchina polacca, che ha dovuto incassare questo primo tentativo di allungo da parte delle azzurrine qui alla Palabella Italia di Lignano Sabbiadoro in questa gara di debutto dell'Italia nella EHF Championship Under 17 femminile, ultima gara di giornata, e sarà sempre così nei prossimi giorni. L'Italia chiude, l'Italia è il gran finale di questa
manifestazione giornata dopo giornata fino al prossimo 11 agosto, sempre in diretta su ehftv.com ma anche su Palamano TV. Attacco polacco nuovamente con questo tentativo di girarsi da parte di Nicola Glebonka, che però è stata fermata ancora da una difesa efficace dell'Italia, da una difesa molto concentrata. Si riparte ancora con il possesso polacco, gioco fermo però. Per andare a rimettere a posto il timer. Tutto pronto. Dai 9 metri la Polonia. Il tiro dalla distanza, tocca Sizia che riesce a parare. Era arrivato il tiro da parte di Juresnik. Brava però Sizia a sporcare quel tiro, poi la palla è rimasta lì. Marcatura uomo per Fabbo anche sulla parità numerica. De Santis si infila nello spazio e la rete sul primo palo, bucata Ipka, e l'Italia segna l'8-4 al 14esimo. Dobbiamo rientrare però immediatamente, mentre ancora rivediamo il gol e la Polonia butta via questo pallone, la tiene lì Sizia. Non dobbiamo fermarci adesso, dobbiamo continuare a spingere, ad attaccare. Prova Manojlovic che subisce fallo, perso l'equilibrio. Romano Manojlovic che era riuscita ad infilarsi, ad incunearsi nelle maglie della difesa della Polonia. C'è stato un cartellino giallo intanto all'indirizzo proprio di Karolina Juresnik. C'è l'ingresso di Lisa Ponti in posizione di ala destra nelle fila dell'Italia. Manojlovic per De Santis, deve risalire De Santis perché non c'è spazio. Ancora Manojlovic, prova con questo bel piede perno a girarsi e poi il pallone entra in porta. Rete di Ramona Manojlovic, conclusione insidiosa che si infila alle spalle della difesa avversaria. Poi rientriamo bene in difesa, buona la chiusura ancora di Manojlovic. E abbiamo rivisto la parte finale del tiro della giocatrice ufficializzata nei giorni scorsi come nuovo rinforzo delle campionesse d'Italia della IOMI Salerno, dove raggiungerà Fabbo e De Santis, due prodotti invece del vivaio della formazione campione d'Italia. Il giro palla della Polonia, perde l'equilibrio però in questo caso, poi però perdiamo invece la marcatura. Ci pensa Sizia a parare sul tiro lasciato partire in questo caso da Sukoka. 9-4 il risultato in favore dell'Italia quando se n'è andato il primo quarto d'ora. Anche qualcosina in più in questo momento, scocca il 16esimo minuto di partita. Fabbo per Manojlovic, sempre tenuta fuori dal vivo dell'azione, gira Fabbo. Prova Iarrua ad incunearsi nello spazio. 9 metri. Manojlovic, la conclusione di Ramona Manojlovic. Se non tira Fabbo, ci pensa Manojlovic. Una sassata che stiamo rivedendo. Gol anche questo di pregevole fattura. E i terzini stanno dando tutto l'apporto che serve alla formazione italiana. 10-4 il risultato, ancora un nuovo massimo vantaggio. Siamo avanti sul più 6. Si riparte dai 9 metri. Dobbiamo difenderci ancora su questo attacco cercato dalla Polonia con la conclusione di Juresnik, che però termina al lato rispetto alla porta, difesa da Sizia. Allora possiamo riaccelerare nuovamente l'uno contro uno da parte di Fabbo, che questa volta pecca un pochettino in fretta nell'andare a concludere. Aveva comunque visto lo spazio per prendersi quel tiro e ne guadagna in ogni caso un fallo e un 9 metri. E Iarrua per Ponti. Fabbo, De Santis, Manojlovic, le finte di De Santis che aveva accennato solo ad un incrocio con Manojlovic, poi aveva provato a buttarsi nello spazio subendo fallo.
9 metri. La palla cercata da Fabbo a De Santis, pallone buttato via, poi proviamo a recuperarla in qualche modo, no, ci riesce la Polonia invece ad andarsene con Sukoka, tornano a segnare le polacche, 10-5 il risultato, 18 minuti giocati. Si tratta della terza rete della partita di Sara Sukoka fino ad ora. Giocatrice classe 2002. Le finte di Eghiarrua che trova lo spazio per andare dentro e trova la soddisfazione del gol. Aveva capito già in precedenza Bevelin Eghiarrua che da quelle parti c'era la possibilità di andare dentro. Aveva già accennato all'uno contro uno in un paio di occasioni. Questa volta è andata fino in fondo e ha trasformato. Gol importante perché permette all'Italia di mantenere nelle mani l'andamento della partita. 11-5 il risultato. L'attacco cerca Eghiarrua di spezzare quell'azione, ci pensa poi Sizzi a parare. Due minuti ai danni ancora di Bevelin Eghiarrua, e attenzione adesso perché si tratta della seconda sospensione temporanea sulle spalle della giocatrice italiana. Al 19esimo, spada di Damocle non da poco questa, perché lo ricordiamo alla terza sospensione temporanea si va a casa, e dunque Eghiarrua dovrà stare attenta, ma vedremo come decideranno anche di gestirla i baci Barani e Adele De Santis, il trio tecnico alla guida dell'Italia. Intanto usciamo benissimo da questo possesso in superiorità numerica della Polonia con una irregolarità in attacco delle nostre avversarie, dunque possiamo attaccare sempre con la soluzione dell'extra player, ovvero con Andreani sulla linea, ma Fabbo marcata uomo, dunque siamo con spazi maggiori, ma una giocatrice in meno su cui contare nella fase d'attacco. Fabbo va a prendersi il fallo, vorrebbe anche qualcosina in più, forse un due minuti per una mano sul collo, non sono dello stesso avviso però i direttori di gara. Allora possiamo ripartire, la palla larga, attenzione al tentativo di Gozzi, sfondamento fischiato a Ramona Manojlovic. E palla persa dall'Italia. Attacca la Polonia con Zwierzewska. In posizione di centrale, lei ad andare dentro, a lasciare Manojlovic sul posto, andare a trasformare. Due minuti anche per Ramona Manojlovic. Abbastanza inflessibile la coppia arbitrale Ershov-Pavlyukov di nazionalità russa, che sta concedendo molto poche alla difesa italiana, soprattutto ai nostri due terzi difensori. Sono già in questo momento quattro le sospensioni temporanee incassate dall'Italia nel corso del primo tempo, perché si sono accomodate in panchina una volta Giulia Fabbo, due volte Eghiarrua che è ancora fuori, e anche in questo momento Ramona Manojlovic. Italia con la doppia inferiorità numerica. L'uno contro uno di Fabbo che però viene fermata dal fischio dell'arbitro, è un fischio benevolo perché c'è il time out chiamato da Liliana Ivaci. 11-6 il risultato quando sta per scoccare il 21esimo minuto di partita. Le prime due classificate dei due gironi in corso di svolgimento
Calignano Sabbiadoro accedono alle semifinali in programma il prossimo 10 agosto, poi si va direttamente alla finale, alla final day dell'11 agosto, quando si assegnerà l'unico pass, l'unica promozione per i campionati europei di prima divisione delle categorie Under 17 e Under 19 in programma nell'estate del 2021. Il tentativo intanto di Gozzi, che aveva provato in uno contro uno, annullato questo gol dell'Italia, con Gozzi che aveva letteralmente disorientato la propria diretta avversaria. È entrata intanto Valentina Davoli in posizione di ala sinistra, giocatrice cresciuta nelle fila del Nuoro. Attacca l'Italia, Podda, poi Gozzi che va in uno contro uno a contatto con la difesa, De Santis che aveva ricevuto da Fabbo. Podda ha provato ad andare dentro con un uno contro uno, c'è stato un fallo ai suoi danni. Ancora De Santis, si gira, si avvita su se stessa il tiro e c'è un tiro dai 7 metri sacrosanto concesso all'Italia. Era riuscita a parare in questo caso Olivia Suliga, che intanto ha sostituito dopo time out Ipka tra i pali. Vanificato però il suo intervento, perché l'Italia può andare dalla linea dei 7 metri. Tutto pronto con la stessa De Santis che va dalla linea. Il fischio, il tiro e la rete da parte di De Santis per il gol che vale la rete numero 12 dell'Italia. 12-6, più 6 ancora. 21 minuti e 44 secondi trascorsi, 8 e 10 all'intervallo. Zwierzewska, poi Niewiadomska che riceve ancora il giro di palla della Polonia con Niewiadomska che prova il tiro e sorprende questa volta tanto la difesa quanto Sizia, con una bella conclusione, esecuzione tecnica davvero pregevole questa. Rivediamo, a rubato il tempo alla difesa italiana e poi difficile per Sizia intervenire. Rientra Manojlovic sulla linea dei terzini. Gozzi, ancora Manojlovic con De Santis che è passata in posizione di pivot. Grande versatilità delle giocatrici italiane. Le finte di De Santis, che poi però ci mette una spalla di troppo, anche se il fallo è stato su Ramona Manojlovic e dunque tiro dai 7 metri conquistato dall'Italia. È stata molto brava Manojlovic, anche perché non era la giocatrice con il pallone nelle mani, dunque è riuscita a rendersi pericolosa solo con il proprio movimento. Giudicata irregolare la difesa della Polonia e dunque tocca a Martina De Santis riproporsi dalla linea. Pallone che colpisce però la base del palo, questa volta era rientrata Ipka tra i pali, non per meriti però dell'estremo difensore della Polonia. Questo tiro dai 7 metri viene fallito dall'Italia, ci si mette la sfortuna di mezzo. Pallone che colpisce il palo e poi torna in mano alle nostre avversarie, che possono riorganizzarsi. Sempre punteggio comunque saldamente in mano all'Italia, 12-7 il risultato quando si gioca da 23 minuti. E qui a Lignano Sabbiadoro l'attacco della Polonia con ordine e con calma, però sulla difesa schierata dell'Italia. Domagalska, poi si va a sinistra, attenzione a questo possesso con Niewiadomska che riceve dall'incrocio, il braccio caldo Niewiadomska, il tiro, pallone che aveva scheggiato la traversa finendo fuori. C'è stato però un fallo ravvisato dalla coppia arbitrale, un tocco sul braccio della giocatrice polacca. Allora dobbiamo restare ancora concentrate nella fase difensiva. Niewiadomska ancora che riceve dall'incrocio, poi arriva la conclusione dalla distanza, ottimo il tiro di Domagalska che incrocia alla perfezione e batte Sizia. Rivediamo l'azione, vola un paio di piani più in alto rispetto alla nostra difesa la giocatrice polacca questa volta.
rendendo vano anche il tentativo di Martina Sizia per il 12-8 al 24esimo, ridotto a 4 reti il divario. Attacca l'Italia con Manojlovic, Gozzi che va in uno contro uno lì nel mezzo, rischia qualcosina con questo passaggio, poi il tiro di De Santis sporco, Davoli però che raccoglie la ribattuta, spazio per la conclusione, un pallonetto a metà per la verità che è facile preda della difesa avversaria, aveva tanto spazio Davoli questa volta e la Polonia ci punisce con una 2-0 di parziale. Rete di Sukoka che va a trasformare, pallone messo sotto la traversa. Gol del 12-9. In men che non si dica, la Polonia ha riaperto completamente la partita. Ci prova Giulia Fabbo, il tiro però murato e poi controllato da Ipka. La Polonia vuole rifarsi sotto e vuole accelerare le finte, la palla a sinistra per Niewiadomska che però non ha spazio e allora lì nel mezzo Sierzewska, con ordine la Polonia che ha in mano il possibile meno 2. Domagalska, Sierzewska, l'uno contro uno, il tiro cercato da Niewiadomska murato dalla difesa dell'Italia. Vediamo se c'è la segnalazione di passivo su un attacco polacco che si allunga nei tempi adesso. Le finte, la palla larga, perdiamo la marcatura, arriva il gol di Domagalska. Polonia che adesso sembra aver trovato le giuste misure rispetto a una nostra difesa che è calata un po' di tono, era stata molto efficace la difesa italiana nella corso in particolar modo nel primo quarto d'ora. Adesso l'inerzia della partita è un po' cambiata, 12-10, stiamo facendo fatica soprattutto però a trovare la via del gol, l'avevamo fatto con grande facilità in precedenza, adesso i tiri dei nostri terzini un po' affrettati come in questo caso con Manojlovic stanno diventando facile preda di Ipka, il portiere della Polonia. Invece dall'altra parte le polacche stanno trovando con facilità la via che porta alle spalle di Martina Sizia, rete della 12-11. Esce Davoli, rientra De Santis, Gozzi torna in posizione di ala, c'è Egyarrua sulla linea. Manojlovic, il palleggio, la palla lasciata a Fabbo, si torna a destra da De Santis, poi Luisella Podda che deve risalire in palleggio, ancora il fallo su De Santis, 9 metri, ha subito un colpo duro Martina De Santis che però riprende posto sulla linea dei terzini. Manojlovic, Fabbo, il suo palleggio, la conclusione di Fabbo tra le gambe dell'estremo difensore avversario, un gol che fa rima con ossigeno questo dell'Italia perché arriva in un momento di grande difficoltà da parte delle azzurrine. Prova Podda a difendersi, tiro dai 7 metri con il braccio sul collo questa volta da parte dell'ala destra dell'Italia, si ripartirà dai 9 metri, Podda viene richiamata in panchina e ripresa da Liliana Ivaci. Il tiro tocca soltanto Sizia che non riesce però a parare, al minuto 28 Niewiadomska riesce a trasformare per il 13-12 e Egyarrua ha ricevuto da Manojlovic, non è riuscita però a girarsi, si torna da Fabbo, ancora Manojlovic, il giro palla dell'Italia, De Santis il suo palleggio, torna per vie centrali da Fabbo che prova a sfuggire alla marcatura, c'era Ponti tutta sola sulla destra, coppia arbitrale che però ha fermato l'azione d'attacco dell'Italia che deve ripartire ancora con Martina De Santis. Ramona Manojlovic che vuole la conclusione, c'è un fallo ai suoi danni, il tiro che era terminato alto ma per effetto di una opposizione irregolare da parte della difesa della Polonia, 9 metri, 13 Italia, 12 Polonia, 1:20 da giocare prima dell'intervallo, un intervallo ad alti ritmi giocato da parte di entrambe le formazioni, pallone che finisce sul palo da parte di De Santis, poi il lancio e il tiro della Polonia che trova il pareggio, tutto da rifare dopo 29 minuti, l'Italia aveva toccato il +6, tutto da rifare però come detto
con ogni probabilità nel corso del secondo tempo. A questo punto, con l'intervallo che servirà all'Italia per riorganizzare totalmente le idee dopo una fase molto positiva, troviamo un gol fondamentale adesso con De Santis, fondamentale soprattutto per la testa. Sfondamento conquistato da Ponti, bravissima a frapporsi fra l'avversaria e la propria porta. Uno sfondamento preziosissimo, perché la Polonia con ogni probabilità non avrà più chance di andare ad impattare in questo primo tempo. L'Italia però deve gestire con grande intelligenza questo possesso. Ponti, il pallone per Manojlovic, Gozzi che subisce fallo e Ghiarrua, 8 secondi da giocare, Gozzi ancora e l'Italia si lascia fuggire via questo ultimo tiro del primo tempo. Non abbiamo avuto modo di andare alla conclusione, andiamo comunque all'intervallo avanti sul più uno, 14-13, una partita complicatissima contro la Polonia, era lecito aspettarselo, è e sarà così anche nel secondo tempo, anche dopo aver toccato un vantaggio consistente di 6 reti nel corso della prima frazione di partita. La Polonia è una squadra che arriva qui per arrivare fino in fondo, ce l'ha dimostrato, ha rimesso tutto in equilibrio, ma all'intervallo andiamo noi in vantaggio 14-13, ci fermiamo e poi torniamo per il secondo tempo di Italia-Polonia, il debutto delle azzurre agli EHF Championship Under 17 di Lignano Sabbiadoro, tra poco.
Di nuovo in diretta dalla Palabella Italia di Lignano, Sabbia d'Oro, secondo tempo di Polonia-Italia. Debutto azzurro nell'EHF Championship Under 17 femminile che si disputerà fino al prossimo 11 agosto qui in Friuli Venezia Giulia. Italia avanti 14-13 dopo i primi 30 minuti di partita. Azzurrine che però hanno vanificato un vantaggio massimo di 7 reti che erano state bravissime a costruire nel corso dei primi 20 minuti di gara. Poi la Polonia è tornata in maniera prepotente, veemente nell'andamento della partita, si è riproposta e adesso ha completamente riaperto l'andamento dell'incontro. Errore però subito al tiro da parte proprio dell'attacco polacco e possiamo provare ad accelerare dall'altra parte. Bravissima Fabbo nel corso della fase iniziale della partita, poi la marcatura uomo ha sicuramente dato minori spazi all'attacco dell'Italia, che però trova questa volta in Gozzi la soddisfazione per andare a segnare il 15-13. Iniziamo ancora una volta bene dopo l'intervallo, anche la Polonia però risponde prontamente con questa rete dalla distanza, il gol da parte di Niewandowska che si conferma come una delle giocatrici più temibili della formazione polacca. Si tratta della rete numero 4 nel corso del suo incontro. Nove metri con Egyarua per Fabbo, questo uno contro uno di Fabbo, eh sì, due minuti per Zwierzewska in ritardo la sua chiusura difensiva e dunque l'Italia attacca adesso con la superiorità numerica. De Santis, c'è Manojlovic al centro, Fabbo a destra, il palleggio da parte di Ramona Manojlovic, direttamente la palla per Giulia Fabbo che lascia partire ancora una gran bordata, pallone all'incrocio dei pali per la rete che permette all'Italia di rimettere la testa avanti. 15-14, 16-14 anzi il risultato, più 2. E Polonia che attacca con l'extra player in questo proprio passaggio in inferiorità numerica. 16 Italia, 14 Polonia, il risultato al minuto 32 di partita. Il possesso della Polonia con la palla per Domagalska, però non c'è spazio perché l'Italia è ben serrata nella fase difensiva. Ancora attacco della Polonia, Domagalska arriva dalla distanza, ha provato la conclusione, anche qui c'è un due minuti per Ramona Manojlovic, sospensione temporanea. La prima per Manojlovic, anzi la seconda sospensione temporanea come per Egyarua, dunque anche in questo caso Manojlovic dovrà fare grande attenzione da qui al termine della partita, perché alla terza sospensione temporanea si tratterebbe di squalifica, di cartellino rosso. Parità numerica in questo momento e attacca la Polonia che va a realizzare con il gol di Daria Grobelna. Facile facile in questo caso la sua segnatura, tanto spazio per andare a prendersi quel tiro, praticamente impossibile per Sizia riuscire ad opporsi. Entra Andreani e ovviamente con l'extra player entrambe le squadre possono sfruttare un passaggio nella fase d'attacco in superiorità numerica. L'attacco dell'Italia con Fabbo che prova ad andarsene in uno contro uno, maglietta tirata a dir poco dalla difesa polacca. Ci riposizioniamo sulla linea, la palla per Egyarua, poi De Santis, ancora Egyarua che va in palleggio, sfondamento da parte di Bevelin Egyarua che finisce addosso alla difesa della formazione polacca. 16-15 il risultato. Tarsiluk che è entrata in posizione di centrale, Domagalska, poi Niewandowska, ancora Domagalska, Tarsiluk lì nel mezzo. Cambio di posizione. Il tiro, c'è la parata di Sizia che si distende molto bene. Fabbo, c'è il lancio, attenzione a Ponti che ha spazio per andare dai 6 metri. Il tiro e la rete di Lisa Ponti per il gol che permette all'Italia di riportarsi nuovamente sul più 2. 17-15 a distanza di sicurezza
tenuta la Polonia, che adesso rischia di perdere questo pallone in qualche modo, però le polacche riescono a portarsi al tiro e arriva a una 7 metri con un 2 minuti per Giulia Fabbo, che ha subito anche un duro colpo. Deve accomodarsi in panchina Fabbo. Non facile la situazione delle sospensioni temporanee in casa Italia, perché ne hanno tutte due sulle spalle, tanto Iarrua quanto Fabbo quanto Manojlovic, tre giocatrici importantissime nello scacchiere di Liliana Ivaci. Arriva il gol del meno uno della Polonia intanto dalla linea dei 7 metri, 34 i minuti trascorsi. In questo secondo tempo Manojlovic si alza il coro Italia Italia e Iarrua va verso l'esterno, poi la palla per De Santis che si era infilata dentro, anzi si trattava di Ramona Manojlovic. C'è stato però un fallo in attacco fischiato al capitano dell'Italia, uno sfondamento ravvisato dalla coppia arbitrale. Cambio di possesso, attacca la Polonia con la palla sulla linea dei 6 metri, 2-0 di controparziale polacco, parità 17-17 con il gol siglato da Natalina Pankowska. Giro palla dell'Italia, De Santis, Podda in posizione di terzino destro, si è alzato il braccio del passivo, Manojlovic, il tiro in doppio appoggio di Ramona Manojlovic. Che gol questo, ha raccolto il pallone con una mano, non ci ha pensato due volte, ha lasciato partire una gran conclusione per andare a segnare, ci prova la pallone dall'altra parte, ottiene un tiro dai 7 metri. Con questo fallo a parte di De Santis, Nieviam Domska andrà dalla linea, il tiro è il pallonetto che batte Sizia per il 18-18. Possesso Italia, De Santis, Andreani, ancora De Santis, il tiro debole ma insidioso e pallone che termina alle spalle dell'estremo difensore avversario per rimettere nuovamente la testa avanti, per riportarsi avanti sul più uno, 19-18 il risultato quando scocca in questo momento il minuto 37 complessivo nell'andamento della partita qui alla Palabella Italia di Rignano Sabbiadoro, sede degli HF Championship Under 17. Le primule dell'Italia stanno cercando di sovrastare e superare le avversarie della Polonia, scuola di pallamano importantissima a livello europeo, quella polacca. Palla persa, palla che scivola via. E nuovo possesso delle azzurre. Abbiamo riconquistato una palla che pesa in questo momento. È ancora lunghissima da vivere e da giocare questa gara delle azzurrine. Podda per Manojlovic, Ponti che però non ha spazio, deve risalire ancora Manojlovic, De Santis, c'è il suo tentativo di andare dentro, tiro dai 7 metri conquistato da Martina De Santis che adesso sta facendo un lavoro preziosissimo perché con Fabbo marcata uomo si sta prendendo l'attacco dell'Italia sulle spalle, andrà proprio Giulia Fabbo dalla linea dei 7 metri per provare a trasformare. Tutto pronto, la finta, la parata, la palla resta lì e poi il tiro da parte di Giulia Fabbo. Ancora un intervento di Aleksandra Ipka. Possiamo sottolineare l'errore di Fabbo, ma possiamo sottolineare anche il doppio intervento perché è cosa rara da parte di Aleksandra Ipka in questo caso. Time out sulla panchina della Polonia, lo chiama Adrian Struzik, il tecnico polacco. 8:33 nel corso della ripresa, 38:33 naturalmente complessivi trascorsi. Italia avanti 19-18.
Rientriamo in cronaca dopo il time out chiamato sulla panchina della Polonia. Polonia sotto di una rete contro l'Italia, 19-18 il risultato in questi campionati europei di seconda divisione under 17. Alla Palabella Italia di Lignano Sabbiadoro si giocherà fino al prossimo 11 agosto con il preliminary round destinato a protrarsi fino all'8 agosto, poi le prime due classificate di ognuno dei due gironi accederanno alle semifinali del 10 agosto, il giorno seguente il final day con le gare di piazzamento e naturalmente alle ore 17 la finalissima che assegnerà la doppia promozione nei campionati europei di prima divisione under 17 e under 19. Brutta doppia, ma bella doppia anzi per l'Italia, palla recuperata, possiamo ripartire dall'altra parte con Fabbo, il palleggio di Manojlovic che va a puntare alla difesa, il tiro in corsa di Ramona Manojlovic, conclusione centrale però e facile preda di Ipka, questa volta poteva concludere forse meglio il terzino sinistro delle azzurre. Ci riposizioniamo in difesa, palla della Polonia, il tiro e arriva però questa rete trasformata da Kinga Lemiek, 19-19. È esattamente la partita che ci aspettavamo, una partita combattutissima, equilibrata, nella quale sudarsi ogni gol, ogni conclusione, ogni difesa, ogni parata. Ci prova Gozzi con un 1 contro 1, 9 metri. Le finte di Fabbo che subisce fallo. Gozzi ancora, la finta cercata da Manojlovic, Ponti ha spazio per la conclusione sul primo palo, rete di Lisa Ponti, bravissima ad osservare il portiere avversario, rivediamo a rallenti l'azione vincente, poi dall'altra parte intanto la Polonia spara alto e ci grazia al 40esimo, attacchiamo per provare ad accelerare fino al più 2. Manojlovic, Gozzi, ancora Manojlovic che va in uno contro uno, poi l'incrocio, Podda dentro la palla, grandissimo passaggio questo di Luisella Podda, con l'intelligenza di un centrale ha dato quel pallone al pivot, rivediamolo, no look di categoria superiore questo, grandissima palla per Egarrua che non ha sbagliato, non sbaglia neanche la Polonia però dall'altra parte. Per il 21-19 è durato un amen però il più 3 dell'Italia. Mi correggo, 21-20 il risultato. È durato un amen il più 2 dell'Italia, perché adesso la Polonia è tornata sotto di una rete. 21-20, 41esimo minuto di partita, attacca dall'altra parte la Polonia dopo l'errore, c'è la doppia qui e pallone recuperato, possiamo provare ad accelerare? No, preferiamo rallentare con Fabbo che trova in Gozzi la giocatrice qui a affidare quella palla, possiamo ricominciare con ordine. Gozzi sempre marcato a uomo, Fabbo, Egarrua, l'uno contro uno di Manojlovic, aveva provato a farsi vedere Podda, attenzione a Gozzi, ancora Manojlovic, si gira su se stessa, bravissima qui Ramona Manojlovic, rete fantastica per esecuzione tecnica della finta proposta, rivediamola in questo caso, e poi sul primo palo con l'aiuto proprio del palo va a trasformare, nuovo più 2, 22-20, la difesa italiana lì nel mezzo è ben serrata con Egarrua e Fabbo che devono fare gli straordinari, ma devono farli con grande attenzione e in maniera ponderata, perché entrambe come Manojlovic hanno due sospensioni temporanee sulle spalle. Rientrata in posizione di centrale nelle fila della Polonia Justyna Ziazwerska, seguiamo questo attacco, proprio Ziazwerska, poi il fallo ai danni di Niewiadomska e 9 metri a destra c'è Darciluz, il tiro da lontanissimo e c'è la parata di Sizia che poi non trova compagne da lanciare, allora può esultare dopo aver ceduto palla a fa l'uno contro uno di Manojlovic, passaggio rischioso, c'è
l'invasione di Kinga Lemiec, fortunata in questo caso Manojlovic, perché era una palla persa quella. Lemiec ha calpestato la linea dei 6 metri, dei suoi 6 metri, e dunque ha riconsegnato palla all'Italia. L'uno contro uno di Gozzi, che subisce fallo, aveva provato ad incunearsi tra primo e secondo difensore. 22-20 il risultato in favore delle azzurrine quando siamo al 43esimo minuto di partita. Gozzi, c'è la possibilità di andare lì nel mezzo, ancora fallo, facciamo passare via i secondi. Giulia Fabbo, la conclusione vincente di Fabbo, e adesso sì che l'Italia accelera in maniera sensibile. 23-20 e ancora una palla che pesa tantissimo, recuperata, il lancio per Ponti che deve ricoordinarsi, non c'è, fallo ai suoi danni, ha subito un brutto colpo sul viso di Ghiarrua, che accenna solo per un attimo ad uscire, poi riprende posto sulla linea dei 6 metri. Dalla panchina intanto arrivano le indicazioni incessanti di Liliana Ivaci. Ventitré-venti, peccato per questo ultimo contropiede buttato via dall'Italia, con Ponti che non ha avuto un impatto felice con la palla. Si riparte, pallone a sinistra per il recupero, ancora l'ennesimo della difesa italiana. Manojlovic deve alzare la testa, osserva il movimento delle compagne, trova poi Gozzi che accorre da dietro, fallo proprio su Gozzi. 2 minuti per questa spinta laterale da parte di Zvierzewska, anche per lei si tratta di una sospensione temporanea pesante di 2 minuti che impattano sulla sua partita e su quella della Polonia, perché è la seconda sospensione temporanea con cui la giocatrice polacca dovrà fare i conti. Partita dura, partita difficile, partita in cui combattere fino alla fine. Attacco in questo caso ancora per l'Italia in superiorità numerica. Fabbo, Podda che ha appoggiato nuovamente Fabbo, la palla dentro sui 6 metri, c'erano probabilmente soluzioni più agevoli, e la Polonia poi prova in contropiede, aveva toccato questa volta Sizia. 2 minuti per Ramona Manojlovic, cartellino rosso, squalifica per Ramona Manojlovic, che dovrà dunque lasciare definitivamente il campo, poi dovrà essere sostituita da una delle giocatrici in panchina. Ha picchiato sul pallone il capitano dell'Italia, che adesso sta naturalmente incoraggiando le compagne che dovranno vivere, lottare in questi ultimi 15 minuti. Terza sospensione temporanea per Manojlovic, 2 minuti per lei. Avevamo già sottolineato in precedenza del rischio con cui tanto lei quanto Fabbo quanto Ghiarrua avrebbero dovuto fare i conti, adesso deve accomodarsi sugli spalti Ramona Manojlovic, che non ha perso il sorriso, incoraggiata a sua volta anche da Marco Tosibrandi in rappresentanza del comitato organizzatore di questi campionati europei di seconda divisione qui a Legnano Sabbiadoro. Manojlovic che poi continua a tifare in maniera incessante le compagne, ma l'Italia attacca. De Santis, il tiro e pallone che entra in porta, rete dell'Italia per il 23-21. Replay per il gol confezionato da De Santis con l'aiuto della dea bendata, ma serve anche quella in una partita così difficile, che l'Italia conduce sul più 3, 24-21 il risultato. Attacca la Polonia. Niewiadomska. Ancora il giro palla, si va a sinistra dove c'è Kopanska, che arriva dalla distanza, entrata dalla panchina, e lascia partire questa bella conclusione. Sizia da una parte, palla dall'altra. 24
a 22 il risultato. Attacco Italia con Gozzi che è passata in posizione di centrale, dunque definitivamente sulla linea dei terzini. C'è Ponti a sinistra, giocatrice estremamente versatile, Giulia Gozzi in forza con Versano, origini toscane per lei, ma adesso servono queste gran conclusioni dai 9 metri da parte di Giulia Fabbo. Arriva una rete fondamentale di pregevole fattura e di importanza capitale nella storia, nel film della partita italiano, 25-22, più 3, ancora quando siamo al 47esimo minuto, 17 complessivi che se ne sono andati nel corso di questo secondo tempo. Italia che aveva chiuso avanti sul più 1 la prima frazione di partita, ma a questo punto della gara conta poco, conta restare concentrati ora fino alla fine. Podda è concentratissima, quel pallone è suo, ma palla persa perché la Polonia l'ha recuperata in un'azione rocambolesca, perché la palla per una frazione di secondo è scivolata via dalle mani proprio di Luisella Podda, che poi non ha potuto far altro che commettere fallo sull'avversaria. Si alza la difesa dell'Italia con Gozzi che adesso passa a difendere come centroavanti. Attacco di Tarciluz, poi Kopaska, ancora Tarciluz che prova a farsi largo, Kopaska, la chiusura di Gozzi che si avvinghia all'avversario, riesce a difendere 9 metri, se n'è andato un altro minuto, siamo al 48esimo, il tiro dalla distanza, il muro dell'Italia e la palla è ancora della Polonia. Dobbiamo riposizionarci e restare concentrati fino alla fine. L'attacco ancora della Polonia, il sottomano Parasizia che riesce a deviare, poi quel pallone è roba nostra, la palla resta lì e l'Italia può tornare ad attaccare dopo un attacco infinito della Polonia, lunghissimo questo possesso polacco. Il recupero azzurro è fondamentale ancora una volta. Podda, le finte cercate da Gozzi, sotto fallo 9 metri. Ancora Gozzi che va in uno contro uno e Ghiarrua va dentro per la conclusione, sotto la traversa, la lasciano avvicinare e lei punisce, rete di Bevelin e Ghiarrua per il 26-22, più 4 Italia quando mancano 11 minuti. E poi tutta la carica agonistica di Giulia Gozzi che si lancia su quel pallone e va a farla propria. Un recupero, perdonate il paragone, che ricorda per veemenza, per carica agonistica, Elena Barani, che è in panchina e che è peraltro l'allenatrice nelle fila del Conversano, proprio di Gozzi. Palla recuperata con grande rapidità, come un gatto Gozzi si è avventato su quel pallone, ne aveva recuperata una simile nel corso del primo tempo. 26-22 il punteggio. De Santis, gran partita la sua, estrema concentrazione, una costante nell'attacco dell'Italia. Eccola che riceve questo pallone, non sbaglia, va a trasformare, dalle sue mani stanno passando reti importantissime. Rivediamo l'azione, non sbaglia Martina De Santis che la mette sotto la traversa, 27-22, più 5, a 10 dalla fine, time out chiamato dalla Polonia che spende qui la sua seconda interruzione. Non dobbiamo abbassare la concentrazione perché anche nel primo tempo avevamo un vantaggio simile e la Polonia è tornata prepotentemente in partita. Thank you.
27 Italia, 22 Polonia. Da qui si riparte per gli ultimi 10 minuti, qualcosina in meno, 9 e 56 da giocare. La Polonia non avrà più time out, ne ha ancora due a disposizione Liliana Ivaci dall'altra parte del campo. Italia che sta facendo a meno di Ramona Manojlovic, squalificata dopo la somma di sospensioni temporanee tre volte, punita con il 2 minuti che dunque non hanno permesso al capitano dell'Italia di terminare la partita. Manojlovic che continua a tifare le ragazze e le compagne, anzi dagli spalti. Pallone dentro, la recupera ancora una volta con una grande difesa di Egan Rua, poi Gozzi, e palla dell'Italia nuovamente. Ancora una volta riusciamo a riposizionarci, ad approfittare di un attacco frettoloso della Polonia. Giro palla con Gozzi. Podda che risale, Egan Rua, l'uno contro uno. Ancora Podda, si infila in un vicolo cieco, lo fa però andando a conquistarsi un fallo. 9 metri di nuovo in favore dell'Italia, si avvicina pericolosamente Fabbo che poi inventa un gran look per Ponti. L'uno contro uno cercato da Gozzi, 2 minuti. Sospensione temporanea conquistata dall'Italia per Olivia Domagalska. L'uno contro uno fulminio di Gozzi ha messo in grande difficoltà la giocatrice avversaria. Italia in superiorità numerica. Possesso per Fabbo che prova il passaggio di ritorno per Ponti. C'è l'invasione fischiata a la giocatrice della Polonia in posizione di ala sinistra, Glebonka. Attenzione al tiro intanto toccato dall'estremo difensore polacco, da Ipka. Possiamo ripartire ancora, si allungano i tempi di questo attacco italiano, ma va benissimo così perché possiamo gestire questo vantaggio. Prova De Santis che non trova la giusta coordinazione, palla che termina alta sopra la traversa. Dobbiamo rientrare nella fase difensiva, attenzione alla palla gestita in questo caso dalla Polonia. Il tiro che si infila sotto le gambe di Sizia, rete del 27-23. Gol che porta la firma di Julia Niewandowska. Senza dubbio la migliore in campo per la Polonia, 8 reti nel suo personale tabellino. Time out lo chiama a questo punto della gara al 52esimo minuto coach Liliana Ivaci. Distante dai nostri microfoni il time out dell'Italia e dunque non siamo naturalmente riusciti a comprendere le parole di Elena Banani e di Liliana Ivaci. Si tratta in ogni caso di un time out di estrema importanza, un time out con cui abbassare i battiti, riorganizzare le idee e affrontare nel migliore dei modi questi ultimi 7 minuti e 40 secondi, quando il cronometro appunto dice 52-45 giocati in questo istante, 27-23 il risultato proprio in favore dell'Italia. Ci prova Giulia Fabbo che subisce fallo, con la difesa della Polonia aggrappata al braccio in maniera anche rischiosa in questo caso su Fabbo, che poi va ancora a prendersi e a cercare lo scontro fisico con le avversarie per guadagnare qualcosa in più di un 9 metri.
si continua a giocare con l'uno contro uno cercato dall'Italia con Egyarrua, poi la palla resta lì e Egyarrua la tiene in qualche modo, l'aveva buttata via, è riuscita a recuperarla, possiamo andarcene con Podda che va sulla linea dei 6 metri, alto sopra la traversa, il tiro di Luisella Podda poteva essere una rete importante, sfumata via, e allora dobbiamo subito pensare a quanto ci attende adesso in difesa. Il giro palla della Polonia, l'attacco cercato da Niewiadomska che subisce fallo, anzi no, si continua a giocare, il tiro, pallone che sfila via, c'è un fallo però e ci sarà un tiro dai 7 metri per una irregolarità fischiata a Giulia Fabbo, gioco fermo, cambio tra i pali, entra Sara Di Giugno, estremo difensore in forza al Teramo di origini abruzzesi. Andrà lei dalla linea per provare a neutralizzare questo tiro dai 7 metri avversario. La conclusione vincente da parte della Polonia che torna adesso in maniera sensibile a distanza ridotta rispetto all'Italia. 27-24 il risultato. E si alza il baricentro della difesa polacca che adesso prova il tutto per tutto per provare a recuperare palloni importanti. Ci sono spazi però per De Santis che prova ad incunearsi, subisce fallo, 9 metri. Fabbo, l'uno contro uno di Giulia Fabbo, aveva lasciato sul posto il primo difensore, gioco fermo perché ha subito un colpo al volto Fabbo. 2 minuti, eh sì, ci hanno messo qualcosina in più del tempo canonico i due direttori di gara, ma poi è arrivata la corretta decisione all'indirizzo di Carolina Jurecic. Superiorità numerica per le azzurre. L'attacco per Giulia Fabbo, c'è Gozzi sulla linea come doppio pivot, il tiro di Fabbo, palla che poi viene toccata da Ipka che prima para e poi riesce ad evitare che il pallone resti nelle mani delle azzurre. Aveva cercato una conclusione sul palo lungo Giulia Fabbo. Reti bellissime e importantissime sono passate dalle sue mani nel corso di questa sfida. 27-24 il punteggio, 4 e mezzo da giocare. Il tiro e pallone sotto la traversa, rete della Polonia per il 27-25 in inferiorità numerica con Zvierevska. Arriva la rete del meno 2, Italia che attacca ancora con una giocatrice in più. Fabbo, De Santis, Podda, Gozzi si posiziona sulla linea come doppio pivot, De Santis torna da Fabbo, passaggio sporco, la teniamo in vita in qualche modo, si fa vedere Gozzi, vediamo se si alza il braccio del passivo, sì, ecco la segnalazione, Podda che deve risalire, poi De Santis, ancora Fabbo, è lei che deve prendersi la conclusione, è lei che la mette dentro, Giulia Fabbo, gol meraviglioso dell'Italia, gol fantastico, l'ennesimo di Giulia Fabbo, la finta di tiro in corsa e poi la rete, attenzione dall'altra parte, il palo della Polonia e palla in mano alle azzurre che adesso abbassano il ritmo in questo loro possesso, abbassano il ritmo del loro attacco. 28-25 con 3 minuti e 20 secondi al termine della partita. Fabbo per De Santis, si fa vedere Gozzi che si muove per vie centrali, è un incrocio per De Santis che trova spazio lì nel mezzo, la rete dell'Italia per il 29-25 al 57esimo. A questo punto l'Italia dà un imprinting deciso alla partita, più 4, 29-25 al 57esimo minuto, 57-20. Dobbiamo però
tenere ancora alta la concentrazione. Non è finita e la Polonia non ci sta. Arriva la conclusione, il palo, e poi la palla si blocca nell'area dei 6 metri, presidiata da Martina Sizia, che esulta perché ha capito che questo è il momento chiave nella storia della partita dell'Italia. Podda, le finte cercate in questo caso da De Santis, poi va dentro Gozzi, pallonetto meraviglioso ancora una volta, una carezza data al pallone da Giulia Gozzi, rivediamolo in caduta, fantastica la rete dell'Italia, gol splendido per il 30-25 più 5 con 1:40 da giocare, e a questo punto sono di fatto incamerati questi primi due punti nel cammino dell'Italia in questo EHF Championship Under 17. Dobbiamo restare attenti fino alla fine perché naturalmente la Polonia vuole continuare a tenere in vita, a tenere accese le proprie speranze, ma con 4 reti dalla nostra parte e 1:13 da giocare, l'Italia sta sicuramente dal lato giusto della storia, ma bisogna restare concentrati fino alla fine. Time out chiamato da Liliana Ivaci, che spende qui la terza interruzione della sua partita. Un attacco di fondamentale importanza, questo nelle mani delle azzurrine in questa giornata inaugurale degli EHF Championship Under 17 di Lignano Sabbia d'Oro. L'Italia da padrona di casa va a caccia dei primi due punti nella corsa lunghissima che porterà fino al prossimo 11 agosto, fino alla finale con in palio la promozione alla prima divisione, ai campionati europei Under 17 e Under 19 del 2021. Gozzi che va dentro, non c'è fallo da parte della difesa avversaria, dobbiamo restare concentrati, ultimo minuto da giocare, attacca la Polonia, abbiamo la possibilità comunque di andare a commettere fallo, in questo caso Sizia, c'è la sua parata, ci sarà però un tiro dai 7 metri in favore ancora della Polonia con i secondi che continuano a correre via dalla linea. Andrà ancora una volta la Polonia con il tiro e la rete di Niewandowska, ma ormai siamo davvero agli sgoccioli, restano da gestire questi ultimi 20 secondi, 30-27 il punteggio con cui l'Italia sta per portare a casa questa vittoria, è ormai fatta. Festeggiano anche i volontari della manifestazione coinvolti nell'organizzazione di questo evento internazionale qui a Lignano Sabbia d'Oro, festeggiano perché l'Italia porta a casa la prima vittoria del proprio cammino nel gruppo B del preliminary round. Italia batte Polonia 30-27 e fate benissimo a festeggiare, azzurrine, perché questa è una vittoria di fondamentale importanza, una vittoria preziosissima. Italia batte Polonia 30-27, che partita eccezionale delle azzurrine, una vittoria sofferta, una vittoria cercata, una vittoria per cui questo staff tecnico e queste ragazze hanno lavorato a lungo, hanno lavorato tantissimo, è una vittoria meritatissima contro la Polonia, contro una scuola di pallamano fatta di grande tradizione a livello europeo, una nazione abituata a giocare ad alti livelli che è arrivata qui a Lignano Sabbia d'Oro per arrivare fino in fondo e che invece cade contro le padrone di casa, contro l'Italia. Grande vittoria 30-27, applausi per le azzurrine che arrivano con il morale altissimo alla sfida di domani contro la Nord Macedonia, e sarà una partita
decisiva anche questa, lo sono tutte, ma questa è una partita molto importante a questo punto nella corsa verso le semifinali, con l'Italia che dovrà affrontare l'unica squadra, la quinta squadra di questo girone che non è scesa in campo. Dunque la Macedonia ha indubbiamente maggior riposo alle proprie spalle rispetto all'Italia, che invece ha giocato una vera e propria battaglia questa sera, ha dovuto combattere contro la Polonia, lo ha fatto in maniera eccezionale, lo ha fatto portando a casa una vittoria fantastica. Adesso è il momento delle MVP della partita, con il presidente federale Pasquale Loria che ha in mano la maglia del progetto IHF Respect Your Talents, progetto dedicato appunto alle MVP di queste manifestazioni a livello giovanile, tanto under 17 quanto under 19, verranno inglobate all'interno di questo cammino di formazione riservato ai talenti, per insegnare appunto ad essere un talento della pallamano dentro e fuori dal campo le ragazze nominate come MVP di tutte le gare di questa manifestazione, e poi le ragazze inserite all'interno dell'All-Star Team al termine del cammino di questi EHF Championship. MVP dell'Italia, Giulia Fabbo, numero 11, partita eccezionale da parte di Giulia Fabbo, che va a prendersi l'abbraccio del presidente federale Pasquale Loria, e c'è naturalmente spazio per grandi sorrisi in questo 30-27 con cui l'Italia batte meritatamente la Polonia. Grande vittoria delle azzurre, applausi per l'Italia che batte 30-27 la Polonia, inizia in maniera meravigliosa il suo cammino qui a Lignano Sabbiadoro. Domani ore 20, Italia contro Nord Macedonia, secondo atto per le azzurrine di Liliana Ivaci nella corsa verso le semifinali dei campionati europei di seconda divisione qui a Lignano Sabbiadoro. Per questa sera però è tutto, sul sito itachampionship19.com trovate il riassunto, le foto, le interviste di questa prima giornata di gare qui a Lignano Sabbiadoro. Domani ancora dalle 14 in diretta su ehftv.com e su Palamano TV. Per questa sera da Matteo Aldamonte, grazie per essere stati con noi. Sono state emozioni azzurre e lo saranno anche domani, lo saranno anche dei prossimi giorni. Buona pallamano a tutti, alla prossima.